Rieccoci qui col secondo episodio e continuiamo. Io vado a fare il recinto per non cadere nel canyon, ecco, ho già cominciato a farlo, ci serve un pezzo di terra. Dani è morto. Non è vero. Ok, c'è. Allora, qui che non c'è niente. Sono in un canyon e indovina cosa ho trovato? Non lo so. La miniera abbandonata che ti piace tanto. Ah sì, ma l'avevi detto nello scorso episodio. Sì? Sì. Credo di sì. Allora, quindi cominciamo a raccogliere. Quella lì non trovare i ragni velenosi. Ok. Che ma bello. Ma qui in casa, ma io picchio, tizio. Vabbè. Cos'è che dovevo fare? Ah, giusto, volevo fare questo bello, tanto per buttare via sto pezzettino qua di legno. Yuri, ti raccolgo l'oro che ti piace tanto. Va bene. Ok, per adesso la recinzione va bene così. Tanto perché se vediamo la casa così non cadiamo di sotto. E adesso... Ok. Guardate che bello. Fa abbastanza schifo. Mi... Segue. Vabbè. Comunque, che io mi faccio una spada di pietra e vado un po' a caccia. Vediamo. A caccia di ragni per farci letti. Ok, facciamo Yuri? Un sì. Piccone di ferro. Devo andare a raccogliere un po' di roba. Allora. Mi qua è il grano, è cresciuto tutto. Sì, è cresciuto un po' di roba perché siamo. Abbiamo un villager che è andato sul banco da lavoro, non si sa perché. Ma possibile che non c'è nessuno? Ok, io sto laggando come tutto. La la! Cos'è successo? Vabbè. Perché? Oh no, ho lasciato il ferro a casa, devo tornare assolutamente a casa. Io non voglio il vino. Cioè, si vede che stavo laggando come un pazzoide squilibrato. Okay, io faccio i parkour sui tetti. Andiamo qua a cercare un po' di roba. Attenzione. Di sotto. Mossa da ninja e non ce la fa. Vabbè, sono arrivato comunque a casa. Qua non carico, ok. Bellissima la scaletta che ha creato. La casa che è rimasta aperta. Tutta a chioccio. Sì, è da suicidio quella scaletta. Sì, poi la cambieremo con una scala pioli. Magari ci mettiamo una ferrovia. Forse okay. Cosa che Danix non piacerà, ho fatto le cesoie. No, perché? Ci serviranno poi per prendere la lana dalle pecore. Senza sì, infatti ho trovato due pecore. Un po' di più di due anche. Yuri bello! Carbone sì. Ne abbiamo, devo fare una scala per andare. Adesso a faccio quella giusta pecora. Yuri bello! Esploriamo bene questo canyon. Yuri! C'è. Ho trovato uno spawner di ragni velenosi. Sì, ma se io ti dico stai alla larga dei cosi velenosi, tu cosa fai? Li trovi subito. Cosa ne faccio? Spaccalo. Sicuro? Sì. Tu Simo, ragazzi, che ne dici? Là il mondo non caricato. Forse erano ragni normali, potevamo fare una fabbrica di qualcosa. Anche su altre pecore. Tralalala. Ovviamente laghiamo come tutto perché. Perché laghiamo? Sì, questo albero qui sarà passato da Alex, questo è sicuro, poco ma sicuro. Ovviamente mentre raccoglievo il carbone. Poi foglie perché laghiamo. Tanto per sputanare le cesoie. Sì, certo, naturalmente è logico. Come potete vedere laggiù i calamari fluttuanti nel nulla. Non carica il mondo. Danitz, dove l'hai trovato la miniera? Era nel canyon? Considerando i viaggi che fa lui quando esplora, potrebbe essere ovunque quella miniera. Ha ragione io. Allora, ti dico le coordinate. Quindi Danitz ha dimenticato un pezzo. No, io sto cercando 197x e z 118. Se vuoi venire sei il benvenuto. Mucca. Vedete ninfe. Attenzione, farò un parkour sulle ninfe. Guardate che roba! E laggiù non ci arrivo mai più. Ok, attenzione.
Attenzione, uno zombie. Viene morti con... tutti. Non è il modo meno pericoloso, secondo me. E muori. Ecco, morto. Zai Ziguro, Yuri. Sì. Non mi ha mai toccato. Sono arrivato alla palude! Vediamo di cercare un po' di roba qua. Muori, mucca. Ok, io... Quella là! Che lag. Quindi se è buono, non capisco dov'è. Yuri, io spacco il... Ma cosa c'è là? La riunione socialitica degli zombie. Socialitica non so cosa significa. Però... Ah, ah! Aia! No, ma ragazzi, ma cos'è? Tanto qua facciamo scorta di carbone perché... Basso un po' i suoni perché... mi sbaglio sempre. Yuri, ho paura. Forse non sono esagerato, ma se vabbè. Ok, cominciamo di nuovo a lagare. Wow, aia. Ecco. Come al solito... È ricresciuta la rana con la pecora laggiù. Evviva. Che vola naturalmente perché... Non Capuzzolona! Ragno velenoso? Non lo sapevo mai. Ah, ah! Vedi di morire, mi raccomando. Zombie, altro zombie. E spacca lo spawner! Ma perché no? Missione riuscita, ragazzi. Io ho ritrovato magicamente casa e naturalmente dal villaggio cosa c'è? Ok, zombie morto. Provate a indovinare. Zombie. Un creeper. Oh, no. Abbiamo trovato il nuovo del ferro. Ah bello, è dentro casa il creeper. No ragazzi, guardatelo che ci guarda dalla finestra. Ma possono entrare? C'è entrato un creeper in casa. No no, in casa un villager. Ah, fortunato. Chi se... No, veramente sono i due in quella casa. Ecco, sto cottizio qua mi sta sui nervi. Quindi spacco la spada tanto. Detto lo spadino di pietra, molto bello. Attenzione, si sente. Prendiamo ecco, qua c'è la sala precedente, precedente. E sono anche caduto di sotto. Vabbè, ho capito. Mi sta spaccando letteralmente. Non dico cosa. Meglio che non dici cosa. Soprattutto c'è l'acqua. Mi avanza uno di là, non dico cosa posso fare perché qualcuno che conosco si intavola. Non prova a fare un quadro. Ha capito, è morto finalmente. Ormai è abituato. C'è un altro. Ma allora basta. Mercoledì. Okay, non ho più pari idea della cosa. No ragazzi, la texture del letto è favolosa. Un letto a tre piazze. Spettacolare. Sto morendo però. Mettiamo via la roba che mi serve. Questo la posso fare. Questo la cuoce, questo no, questo no, questo no, questo no. No, ma questo serve. Questo non serve, questo non serve, questo non serve, questi non servono. Mi sono mezzo perso in questa grotta però. Vabbè, facciamo così. Là. Ok, qua, non c'è niente, quindi mettiamo queste. Qui prendiamo queste, facciamo così. Carbone. Ok. Ora naturalmente l'ascia non c'è qua, vabbè, spacco la mano. Mettiamo la vista villaggio. Che altro c'è da fare lui? Io sto arrivando con i materiali. Va bene. Ho raccolto 44 e anche di più di carbone. Io ho altro ferro. Se mai riesco a salire perché. Dani, ho sentito che si è spaventato ma non so. Mi stava arrivando la lava addosso, niente di che. Ma no, niente. No. No ragazzi, che palla spaccare il legno a mano. Fatti qualcosa. E non ho voglia. Ma non è vero, non ho mano. Sì, vabbè, con un lastra di vetro. È precipitato un pezzo di legno nel canyon, ma non lo vado a prendere. Sono io, non è precipitato. È sotto casa.
proprio letteralmente sotto casa, visto che il canyon è letteralmente sotto casa. Sentito degli zombie. Sì. Non so dove sono. Là sopra. Cioè, naturalmente a me larga. Sono là sopra, ma lasciamoli stare per ora. Dove è caduto sto pezzo di legno? Dove sei? Non ci sei. No, ma io non vedo casa però. Ho sbagliato parte del canyon, scusate. Ce ne sono due di canyon collegati tra l'altro. Ok, direi che Danix abbia trovato un lago di lava. E dalla parola che ha detto qualcosa di più. Tipo. Non credo che l'avete sentito. Però. E magari avete capito anche cosa ha trovato in più. Mercoli. Bene, non trovo più la strada di casa. Che guardate ragazzi, che bello. Visione sul canyon. Ecco, no, qua si va di lago. Ecco, naturalmente io lago, ok. Perso completamente. Dili, chi ti ha coordinato a Iori? No, ce la devo fare senza coordinare. Il recinto proprio per non cadere ti hai fatto tanto che rischiamo quasi che del canyon non ci arriviamo più. Ho visto che trovare la strada in casa. Simone ti prego. Simo. Oh, vediamo altro ferro. Perdersi alle volte è utile perché. Simo. Ti vedo! Ti vedo Simo! Sei laggiù! Laggiù! Non ti vedo! Io sì invece. Ah, forse sì, ti vedo anche. Che è il lago naturalmente. Non trovo più. No ragazzi, sta lag è impossibile giocare, prova ad abbassare la distanza di rendering. Non trovo più la scaletta che hai fatto per venire in su. Ok, non vedo niente, non vedo almeno più in fondo al canyon. Ma per forza, perché ho sbagliato canyon. Ok, gira a sinistra, tipo. Sì, sicuro a sinistra. Di lì, sì, in quella direzione lì. Dove no. Stavo andando? No, in questo canyon qua dove stavi raccogliendo. Non stavo raccogliendo. Stavo facendo la scala. Ah, ecco, sì, ok, giusto di lì e sì, raggiungere il peso. Ma sono sceso di qua. Ecco la scaletta. Wow! Non è qui. Aia. Oh, sì. Ragazzi, che albero è? Ma è gigantesco, io ci faccio una casa sull'albero. Vabbè, ti avanti magari. Io comincio a non avere la voglia di cibo. Ah, ecco i pezzi di legno. Non hai cibo? No, ho due pane. Stai lì, fermati. Stai fermo. No, ma sto lagando. Stai fermo. Mi raccomando, è fermo, non ti muovere. Non stai facendo? Mi lanci giù qualcosa. Arriva cibo! Oh, ecco. In realtà ce n'è qua nella fornace. Io riprendo due o tre pezzi di legno che ho buttato giù. Ma quanto me ne hai tirato? 7 tipo. Sì. Tanto ce n'è 8 qua di. Come si chiama? Un po' da ferro. Raccogliamo. Scarseggio un po' di ferro, ok? Tranquillo. Vabbè, guarda, fidati che quando arriva 007 Danix abbiamo troppi materiali. Perché ho già subito questa esperienza. Io quasi quasi faccio il piano di sopra, solo che non c'è legno. Quando arrivo anch'io c'è legno. Ecco, arriva lui naturalmente, c'è legno. Ok, saliamo su dalla bellissima scala creata da Ingo. Ok, adesso sarà un'impresa prendere questi diamanti. Cosa sto facendo io, scusate? No, non ci sono con la testa. Bisogna di questi. E non solo. Oh, ce l'abbiamo fatta salire. Ora, tipo. Mettiamo a cuocere il ferro che abbiamo trovato. Oltre a mettere via un po' di carbone. Ecco. Solo un po' di carbone, tipo 64. Vedrai quando arriva qualcuno di nostra conoscenza. Mettiamo via anche altro 64 di carbone. Maledetti scherzi. Magari solo 64.
Yuri, come faccio a prenderlo questo? Ok, la cosa. Questo diamante. Hai trovato il diamante? No! È da 3 ore che dico come faccio a prendere questo diamante. Guarda, non hai ancora detto. No, Yuri ha fatto anche. Guarda che bello che è. Grazie, bello. E anche il piano di su, sta cominciando a fare. Simone, grazie per essermi passato davanti. Ti ho rubato una scaletta. Ma chi se ne frega. Ok. Ma ragazzi, ma una casa un po'... Ma cos'è sta schifezza? Oh, vabbè. Champagne. Vabbè, infatti l'ho fatta un po' strano. Già. Ok, io vado a recuperare il legno dalla parte di sotto, che la trasformiamo un po', la facciamo diventare in pietra. No, ma va bene anche il legno, sta bene. Per me è più bello. Facciamo il bordino di pietra. Fai gli angoli. Serve da fare gli angoli con legno come la casa dei villager, che stanno molto bene. Qua sto facendo un lavorone che non ve lo sognate neanche. Adesso io l'ho appena sognato. Guarda un po'. Ho finito il legno. Vieni a prenderlo giù. Sì, vabbè, ma quello che togli lì non mi serve a niente. Ce l'hai, lascia di pietra. Ma perché io vedo tutta... Ah, no, ecco. No, le vedo tutta aperta le ceste. Va bene, lasciate le ceste aperte. Allora, cos'è che devo fare? Ah, giusto. Ce l'hai, lascia. Sì, però mi sta... Mi serve. Se vuoi dare vabbè, no, allora no, faccio solo a pietra. Battiamo gli alberi davanti a casa, che sono molto cresciuti. Scusate, arrivo subito. Ecco, la ghiamo come solito. Non è che vengo computer in computer libero, se volevo andare per la cosa. Vabbè, direi che possiamo stoppare. Aspettate un attimo che finiamo almeno il bordino della casa in pietra. Io devo riuscire a prendere questi diamanti che non so come si fa. Dovresti riuscire a fermare la lava. Parolone che hai detto, però. Ok ragazzi, un'impresa impossibile. Wow, non ci riuscirò mai. Ecco, proprio ciccato, zero più totale, un fail epico. Ecco qua il bordino della casa in pietra, che direi che sta veramente bene. Facciamo poi gli angoli in legno, ma ci vedremo nel prossimo episodio. Allora, lasciamo sempre 007 Danitz nelle miniere, che ci starà per molto tempo, temo. E noi ci salutiamo. Aspetta, che devo fare un abbellimento. Ok.